che stiamo parlando? Il primo web aveva delocalizzato i dati, era un modo diverso di fare broadcast. Io pubblico una pagina ed n persone la leggono. Il secondo web ha reso possibile lo sviluppo di applicazioni dentro un browser. E questa è la caratteristica che ha abilitato i social network. Non sono i social network, come dire, la novità tecnologica. No, quella sono la novità sociale, la conseguenza. La novità tecnologica era il fatto che un'applicazione potesse essere eseguita all'interno di una pagina internet. La nuova ondata, l'internet degli oggetti, espande ancora di più le nostre reti sociali e coinvolge nelle nostre reti sociali delle cose che possono anche non essere persone. Ovvero il nostro, che so, impianto di allarme di casa che ci manda non un SMS ma un'email. Già questa semplice differenza, solo di formato, ci fa vedere che esiste la possibilità di muovere un nuovo passo. E vi faccio vedere anche qualche esempio. In generale, però, la internet degli oggetti parte da un concetto molto semplice. Il numero degli oggetti, come dire, non connessi che possediamo, in questo momento è enormemente superiore al numero di oggetti connessi che noi possediamo. E questa differenza, questa situazione, tende a ribaltarsi. Sarebbe come dire che la maggior parte degli oggetti che noi possediamo in questo momento sono analogici o digitali, funzionano con la corrente elettrica o non la usano. Cioè il fatto che gli oggetti tendano, anche semplicemente per replicare, per superare qualcosa che esiste già sul mercato, a diventare connessi, questo è un fatto abbastanza imprescindibile e sicuramente incontrovertibile. Gli scenari che si aprono sono di vario genere. Alcuni, diciamo, abbastanza banali. Il fatto che, per esempio, esistono più o meno quasi delle mode, come quella dei geek runner, cioè delle persone che corrono e che usano tecnologie per condividere, che so, i percorsi, i risultati o anche solo per darsi appuntamento. Ecco, questa tendenza parte dal fatto che in qualche modo io possa misurare le mie performance di un qualche tipo e renderle pubbliche sulla rete. La prima volta che ho visto questa applicazione qui, insomma, ho avuto un certo numero di dubbi, però sostanzialmente un dipartimento scientifico di un'università americana, d'insieme, d'accordo con delle persone con competenze hardware, hanno iniziato a ragionare sul fatto che il monitoraggio del sonno potesse dare delle informazioni utili sulla qualità del sonno stesso. E in un paese di early adopter come gli Stati Uniti, si sta iniziando a verificare come contributo da parte degli utenti quella della condivisione della qualità del proprio sonno. Questo sta aprendo scenari a studi che prima in qualche modo sembravano distanti, per esempio il cominciare a mettere in correlazione l'umore con la quantità di caffeina, con la quantità di alcol e con il monitoraggio della qualità del sonno. Ora, non sono ancora pronto personalmente a dormire con una benda in testa con sopra un sensore, però dà molto l'idea di dove sia lo scenario e niente di quello che vi sto raccontando è futuro. Non sono qui oggi a parlare di futuro, è un prodotto di mercato. Li comprate dalla rete, li trovate su Amazon, li trovate anche in qualche negozio. Questo credo che lo possiate trovare nella catena Sharp Image. Niente di tutto questo è futuro. Queste cose ci sono già. E qualcuno ci ha fatto le aziende. Nei negozi italiani potete trovare già Rovio, che è un robot con sopra una telecamera. Sono stati fatti tantissimi esperimenti e microprodotti di questo genere già sul mercato. Ma questo pare finalmente riuscire a funzionare in un modo sufficientemente significativo da essere utilizzato come ausilio per la sicurezza. Questo può essere interrogato dal web e farvi vedere, vabbè, quello che succede in casa. Lo si faceva con i telefonini, ci ha provato anche una company italiana facendo una cosa che si chiama Pupillo, e vabbè, serviva anche ad altro, a dire la verità. Però ecco, questa è un'idea di come, dopo che il Roomba è entrato nei nostri supermercati, il Roomba è quell'aspirapolvere robot che va per cerchi concentrici e, diciamo così, aspira la polvere di casa, beh, siamo passati a questo. Però traspirare la polvere e occuparsi di sicurezza, beh, comincia a esserci un bel salto, cominciamo a vedere delle cose significative.
Sempre saltando da un esempio all'altro, vi faccio vedere questa cornice digitale. Cosa di particolare? Tanti di noi hanno già una cornice digitale, o io ne ho regalata una a mia nonna, così vede le foto della nipotina. Il punto è che questa cornice digitale c'è dentro Android, c'è dentro un sistema operativo. Cioè, io che sono ancora relativamente giovane, sono partito con un Commodore 64 e qui in sala c'è qualcuno che ha una storia sicuramente più antica. Ma un sistema operativo dentro una cornice digitale? Accidenti, sta succedendo qualcosa. Se in un oggetto da 40 euro posso mettere un sistema operativo, beh, vuol dire che la mia capacità di distribuire tecnologia a basso costo è diventata davvero significativa. Questo di qui, WeThings, secondo me è un po' l'archetipo della internet degli oggetti. Io prendo un oggetto come una bilancia, un pesa persone, di quelli che abbiamo tutti nel bagno sotto qualche angolo, che è un oggetto che non si può innovare. Come fai ad innovare una bilancia pesa persone? Bene, questi signori sono riusciti a innovarla, perché questi signori che cosa hanno fatto? Hanno fatto in modo che la bilancia fosse un oggetto Wi-Fi, che la bilancia avesse una logica sufficiente per riconoscere chi si sta pesando, non con il riconoscimento facciale, ma perché tu non cambi peso di 10 kg in un giorno. Quindi probabilmente se la persona che si pesa ha 95 kg sono io, se 65 è mia moglie, se 15 è mia figlia, insomma, ecco. Secondo una logica abbastanza banale di questo genere, riesce a fare un minimo di profilazione di chi è in casa, e se una di queste persone volesse notificare su internet, attraverso Twitter per esempio, il suo peso, il resto del mondo potrebbe sapere se è a posto con la dieta o meno. Che senso ha? Allora, l'umanità non cambia abitudini sulla base di un qualunque razionale. Ci sono una marea di cose che noi dovremmo o non dovremmo fare perché sono giuste. Non dovremmo fumare, non dovremmo bere, non dovremmo bla bla bla. C'è chi ci ha fatto dei decaloghi su questo. Il punto è che noi cambiamo soprattutto in reazione a un contesto e delle abitudini sociali che in quel contesto sono ritenute accettabili o meno. Per cui questa necessità di condividere che il Web 2 porta, in realtà è una, come posso dire, una necessità interna molto antica degli esseri umani. E condividere comporta delle reazioni, perché condividere comporta un feedback e nessuno di noi può fare finta che non sia successo. Quel feedback per noi è significativo. Better Life, che è il titolo dell'evento in qualche modo, come istanza, non è però fitness, domotica, sicurezza. Better Life è cose come questo progetto. Finito. Dammi un minuto. Se fai così non riesco. Finisco in 60 secondi. Ok. Questa è la condivisione di dati sulla criminalità organizzata geolocalizzati su un'area geografica. Potete sapere se vicino a casa vostra ci sono un certo genere di crimini o di criminali. E questo è secondo me un po' quello che oggi ci dobbiamo portare come messaggio, ovvero che i cittadini possono essere sensori e che c'è molto di più che la cittadinanza può generare come contributo e dare, una volta si sarebbe detto al paese, diciamo così, alla società, al governo, di quanto forse il governo non sia in grado di generare e darci indietro. E ho finito.